Buongiorno e buon inizio del weekly vlog di questa settimana. Non sto filmando dall'inizio settimana semplicemente perché anche qui ho avuto un sacco di cose da fare. Siamo andate all'INPS, all'ASL, insomma mi sembrava un po' inutile riprendere queste cose. Ho tolto finalmente l'albero, come vedete, liscio, libero, liscio e libero. E niente, io sono preparata, sono truccata, vestita. Mi vedete inizio weekly vlog già, cioè non struccata come al solito perché sto per uscire, sto per andare con mamma, Michele, mio fratello e mia cognata Angela e mia nipote Isabella a mangiare al Liro, che è tipo un ristorante giapponese cinese che c'è qui vicino casa. Perché ieri ci siamo scaricati l'applicazione Just Eat e volevamo provare a farci mandare qualcosa a casa. E in sintesi andavamo a spendere tipo 40 euro per 4 cose e ci siamo detti per 40 euro con 10 euro a testa andiamo allo You Can Eat e quindi abbiamo deciso di andarci oggi. E niente, io in realtà sono già pronta e sto aspettando che mi mandino un messaggio che iniziamo ad andare. Ciao, ciao Asia, ciao Daphne. Daphne! Ciao! Comunque, oggi sono vestita così. Ho voluto mettere la camicettina bianca. Scusate il casino dietro, ma sono tutti gli alberi di Natale. Quello mio, quello lì, e questo qua mio e questo qua quello della mia mamma che dobbiamo portare tutta questa roba in cantina. Vabbè. Comunque, qua è il mio outfit del giorno. È tardi, è tardi! Mi stai riprendendo? Saluta nel nuovo weekly Ciao vlog. ragazze, ciao patatini, no, e patatine. Esatto. Ciao Angela. Angela non parla mai, guarda. E poi c'è mamma. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao a tutti. Visitate il mio canale. Eccolo. Che bambazzo. E me. E anche Isa. Perché qua facciamo big money, facciamo anche il canale di Basella. Morire buona che sei, dai. Isabella ha detto che insegnerà la zia, dato che ha i capelli come Elsa, a ballare le ciao, Lady Gogo, come che si chiama? Elsa, devo fare Elsa. Sì, però c'è da dire una cosa, siccome non abbiamo la neve dobbiamo andare giù in meridione, cosa brutto. Dai, com'è che fa Elsa così con le mani? Così? C'è anche il calcio che poi sparano tutti i fiocchi di neve, vero? Isabella mi mangerò con un po' di maionese sul nasino. Mia, ah, brava. Abbiamo un pacco oggi. Un pacco. Wow, belli. Vengono da Ego Official. È fichissimo. Fatto bene. Poi mi piacciono queste che sono alte. Dietro le puoi stringere se tipo sei uno che ha, non so, magari la coscia stretta o il polpaccio stretto, lo stringi. Sì. Queste sono le scarpe. Guarda, prendi questo. Ho rotto le palle, inchiodole ovunque. Comunque, questo è l'outfit di oggi. Ho messo la mia borsa, le mie nuove scarpe, questa mia nuova giacca. Secondo me con i jeans non ci stanno bene, vero? Queste sono le mie. Mamma, la goduria. Questi qua c'hanno gli anacardi. Miam, il gelato fritto. Questo snack è su Sani Come non t'hanno sentito? Spirulina Chan. Gloria Fair. Siamo appena tornati a casa dal Liro e stavo facendo vedere delle case a mamma. Sta chiamando Lincoln perché non funziona, quindi come sempre. Comunque sto aprendo un pacco che mi è arrivato. Se parla a bassa voce è perché stava chiamando per lamentarsi. Wow, top, cioè è top. Questa è la pochette da Eleven Pulses ed è bellissima. C'è questa mega mosca e questa pelle tipo dorata, bellissima. Wow, questo dovrebbe essere un adesivo, infatti lo metterò nell'agenda. Grazie. E qui c'è una letterina. Che carine, mi hanno lasciato il come si dice, il bigliettino. E lo sconto è del 10% se volete acquistare. Si chiama Gloria Fair, lo sconto è del 10%.
E niente, sono tanto tanto carine, quindi grazie per questo meraviglioso regalino. Niente, adesso speriamo che ci fanno a vedere la linea, perché non si può veramente. Più le volte che non funziona internet che le volte che funziona, è imbarazzante. Tor! Ti sei messo giù, bravo? Tor non vuole essere lavato. Adesso lo portiamo a lavare perché puzza. È così te la. È arrivata una volta, la volta del mese. Puntuale come il ciclo, lo portiamo a lavare. Andavo a scuola? Tu andavi a scuola? Non ho capito. Io ho preso il tè chai. Cazzo, buono questo caffè. Oddio, è gigante. Sto filmando con la videocamera del telefono perché ho lasciato a casa la videocamera. Comunque ho preso il tè con i biscottini, e tu il caffè con la grappina, e tu il caffè normale. No, no! Ci provare. Si vedono tutti i miei pony dilatati in questa videocamera, vero? Si vedono i pony dilatati. I pony dilatati. Mais e poi mais. Mais e poi mais. Si vedono gli unicorni. In tutti questi pony dilatati. I pony di Natale. Buongiorno a tutti! Non mi riprendo perché volevo farvi vedere il pacco che mi è arrivato stamattina. Mi sono andato il corriere ed è arrivata la roba Deborah e Debbie, tipo i nuovi eyeliner. Qua ci sono i mascara, quei prodotti tutti della linea labbra. Tipo questo qua che mi intriga un sacco, che è lip balm all'olio d'argan con SPF 20. E questo qua è trasparente. Poi ci sono questi colorati. E questo che stavo tenendo perché lo volevo provare, della tonalità 02, che è un color carne bellissimo. Vedete anche gli swatch sulla mano degli eyeliner. Se sentite russare è Thor. Poi c'è un olio per le labbra, una matitona scrub e qua ci sono tutte le tinte tipo opache che appunto hanno un lato con la tinta opaca e un lato con la tinta, cioè con la tinta con il lucido. Mentre qui abbiamo tutti i prodotti Debbie che sono prodotti per le sopracciglia appena usciti. Questo qua infatti è lo swatch di questi tre eyebrow marker che se mette a fuoco ve li faccio vedere, eccoli qua, e sono praticamente dei pennarellini per le sopracciglia di queste tre tonalità, quindi c'è una scura, una media e una chiara. Oggi è una giornata di merda. È saltata la corrente perché stavo pulendo la cucina. È andata un po' d'acqua dove c'è il tastino d'accensione, quello che fa che dà la corrente per far sì che si accenda poi la fiamma. Ho dovuto attaccare il frigo con questa prolunga che va là, che è la parte della casa attiva. La lavatrice praticamente pensavo fosse fulminata, ma in realtà è, come si dice, si è fulminato, non so come si può dire, si è rotta la presa della lavatrice. Ho appena ritirato un pacco da DHL, mi hanno mandato questa guida detox con il tè, il loro tè appunto detox. Non sono un bustino singolo, ma è questa bustona con dentro tutti questi ingredienti che appunto fanno bene al corpo perché tolgono tutte le scorie, disintossicano, rigenerano il corpo, accelera il metabolismo, fornisce maggiore energia mentale e fisica, idrata il corpo e più delle guide su cosa mangiare, su cosa consigliano di mangiare, su cosa consigliano di evitare. Questo bellissimo, io non mi ricordo mai come si chiamano, vabbè, inserite all'interno la tisana, il tè, insomma, qualsiasi cosa vogliate mettere in infusione e poi lo mettete nell'acqua calda, nell'acqua bollente. E poi c'è questo qua che non so che cos'è, quindi lo apriamo insieme. Oh wow! Oh wow! Fichissimo! Wow, qua mettete in infusione e in realtà poi ve lo bevete. Come funziona? Che roba! Ecco, questo si svita, qua dentro si mette la tisana e poi si avvita, si mette all'interno e poi praticamente voi andate a inserire l'acqua bollente, chiudete e questo vi rimane qui dentro. Ho messo lo stick, come lo chiamo io, il Selfinator. Me l'ha regalato la mamma perché alla fine lei l'aveva comprato. Si vede forse nel primo Wickmas. Sì, nel primo Wickmas vlog si vede che
lei dice di averlo preso e poi alla fine niente, oggi me l'ha regalato perché dice che tanto lei non lo usa. Mi devo ancora riprendere bene, mi sono fatta la tisanina, mi sono fatta la tisana al finocchio, che è la mia solita tisana che mi faccio quando la sera sto un poco bene. E non ho fatto il detox che mi è arrivato, perché ho letto che praticamente andrebbe fatto la mattina perché dà la giusta carica, quindi domani mattina inizierò per 28 giorni FT, quindi vedrete insieme settimanalmente come mi trovo, vi dirò settimanalmente, vi farò un aggiornamento ogni weekly vlog. Voglio iniziare a vedermi sto cavolo di coso che si chiama Shannara su Sky Atlantic, che c'è l'attore che tra l'altro non stanno più facendo il film, il telefilm di Carrie, The Carrie Diaries, che c'è il ragazzo di The Carrie Diaries che sta facendo sto telefilm. Ho trovato su On Demand Le ragazze del Coyote Ugly, quindi me lo inizio a guardare. È da tantissimo che non me lo guardo, è bellissimo, mi piaceva un sacco quando ero non piccola, perché l'ho visto già da quando ero un po' più grande, però è veramente figo. E lo guardi anche tu? Eh? Guardi anche tu Le ragazze del Coyote Ugly? Tu fai la gatta del Coyote Ugly? Fai una gattina del Coyote Ugly? Buongiorno! Oggi sto provando il Fitti, quello che mi è arrivato ieri. Faccio la mia colazione! Buon appetito a me! Andrea sta cucinando. Che cosa? Pasta, aglio e olio, peperoncino. Non salsicce e fagioli. Sono qui con la Roby, che è andata un attimo giù a prendere una cosa che mancava per un video che dobbiamo fare, che usiamo la mia bellissima parete verde, che così facciamo, oddio, così facciamo il green screen, perché dobbiamo la mia idea era quella di usare uno sfondo particolare. E forse probabilmente sì, l'avrete già visto sul canale, quindi la Glitter Roots, che Roby me l'ha proposta un bel po' di tempo fa e ho notato che ultimamente sta spopolando su YouTube. Infatti li faccio qua, facciamo la figura delle copione, quando invece l'avevo pensata molto molto tempo fa ed è una vita che mi propone di fare sto video, quindi oggi siamo qui per filmarlo. Non è niente di che, è veramente tipo una stronzata che non serve assolutamente a niente, però è carina come cosa. Giusto per cazzeggiare io e la Roby ci divertiamo. Il set pronto. Andiamo senza occhiali. Gloria cuoca. E poi dopo abbiamo assemblato il tiramisù che vedete. Tra l'altro Glitter Roots. Esatto, in tutto ciò. Perché abbiamo fatto anche il video tutorial e questo verrà due stratini di merda di questo tristissimo tiramisù. Non ce ne sono altri, finito, quindi tutto l'avanzo per questo tristissimo. Oh oh! Eccolo qua! Uno, e poi ce n'è un altro che è qua. Ciao, mi chiamo Gloria, la mia vita è una bugia. La mia bugia sei tu. Ce l'abbiamo fatta! Anch'io i glitzer roots. I glitzer roots. Ciao, buongiorno. Oggi mi sono svegliata alle 11 e faccio colazione. Esatto. Perché voglio essere magra e bella. Però abbiamo scoperto, ragazzi, un effetto per fare le foto in cui venite fighissime. Dai, quasi quanto noi. No, non è vero. Così è. Esatto, la Kardashian, vero? Però con le luci fortissime che vi fanno gli incavi. A sinistra. Ciao, sono a casa della Roby e Zaza. Comunque qua sono nell'angolino della Roby, che è super power, fichissimo. Bello. Vi faccio vedere un po' le cose della Roby. Questo è quello che vedete di solito nel background dei video della Roby. Ah, accesa la Jewel Candle, grande. Ciao Roby. Ciao. Roby passione cuoca. Famosissimi crostini che perdono miele. Qua dentro trovate del perché cemento, esempio, liquido, crema di mirto. Ma è vero, rotondo sopra, disegnami i capelli, sono una matriosca. Sembra una matriosca. Che bello che sei, amore. Allora, Roby al mestro, è uscito sta cosa. Come ride con passione. Passione risata. Posso aprirlo? Vai. Ma siamo sicuri che c'era? Ma siamo sicuri che non ma c'era più? Adesso non c'è più. Ma ce ne sono due. Wow. Ma guarda il mio. E guarda il tuo. Buongiorno da me.
e Isabella! Sì! E da Isabella! Sì, e anche la cucina! E anche la cucina! E anche i miei giochi! Guarda quanti giochi ha portato Isa! Adesso facciamo colazione, vero? Sì! E ci guardiamo tanti cartoni! Sì. Stasera pizza! Stasera tipo giro pizza, sì, facciamo! Io ho appena finito di montare tutti e due i video che voi avrete già visto, perché come sempre ogni volta aspetta, questo video viene in ritardo! Isa, mi mangiavo. Isa, calmati. Buona? Piccante. Piccante? Piccante. Ciao. Quale? Ma me lo dici cosa hai fatto oggi? Che sei stata tutto il pomeriggio dalla zia? Tutta la mattina, sì, e il pomeriggio? Ammazzato. Hai mangiato che cosa hai mangiato? Hai mangiato anche il tiramisù che ha fatto la zia ieri? Sì. L'abbiamo fatto io e la Roberta. Sì. Era buono? Mm-hmm. Molto? L'ho pagata per dirlo, eh. Buongiorno, oggi è lunedì e ieri sera non ho finito il vlog, il weekly vlog, perché eravamo in famiglia e mi sono praticamente dimenticata. Abbiamo passato la serata tutti insieme, poi dopo mangiato mi sono dimenticata. Vi saluto, chiudo questo weekly vlog. Spero che questa settimana non vi abbia annoiato, perché anche qui sono reduce dalla malattia, quindi non è che ho fatto niente di che, non sono uscita più di tanto. Poi comunque la mia vita è questa, cioè non è che sono una che fa, disfa e fa cose stratosferiche da doverle filmare, ma comunque vi porto con me nel mio quotidiano e spero non vi annoi mai, perché questa sono io, sono me stessa, non fingo di essere qualcun altro, non fingo di fare cose super fighe per piacere nei vlog, soprattutto non faccio i vlog perché va di moda, perché altrimenti la gente non mi guarda. Quindi niente, io vi mando al prossimo weekly vlog, quindi un bacio, ciao!